Lo sguardo è lo specchio dell'anima, come per dire Paolo Coelho, possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Una tesi sostenuta anche dai sulmonesi, grandi e piccoli, giovani nell'anagrafe e nello spirito, che prediligono ancora il contatto umano in un'epoca che si va digitalizzando. Meglio conoscere una persona dal vivo o per SMS? Per me è dal vivo, perché se MS non sono attivo. Io preferisco più incontrare dal vivo che fare i messaggi. Meglio dal vivo, che per SMS è tutto molto freddo, asettico, informale. La maggior parte degli intervistati ha infatti dichiarato di preferire il classico incontro faccia a faccia, ma ancora indispensabile per conoscere meglio una persona, specie in questo momento, dove i valori del reciproco rispetto e dell'amicizia indissolubile vanno a decadere. Gli SMS, i social network, emerso nel sondaggio, servono ad approfondire una relazione, ma la conoscenza deve partire da un incontro reale e non virtuale. Per SMS, dal vivo, per quale motivo le SMS? Lo sguardo è lo specchio dell'anima, quindi incontrare dal vivo e c'è un rapporto migliore e più duraturo. Dal vivo, giustamente, almeno sai chi c'è davanti, se SMS, non lo so. Dal vivo, almeno ci parli di persona, se non è dal vivo. Non ci sta sfizio, cioè conosci una persona. Anche la diffusione dei sistemi chat line è riuscita a influenzare il modo di incontrarsi e di interagire nelle persone. Taluni utenti si conoscono sulla rete e poi, conoscendosi di persona, restano delusi. Ben venga a questo punto che il primo contatto avvenga dal vivo.